Prendiamo la linea qui dalla nostra postazione della 58esima fiera regionale Città di Asti. Oggi qui ad Asti gli uffici e le scuole sono rimasti chiusi per festeggiare San Secondo. Il maltempo ha però rallentato i festeggiamenti, c'è stata sì la consegna del palio alla collegiata di San Secondo, ma questa mattina non si è tenuto il corteo storico da Piazza Roma a Piazza San Secondo per non rovinare i preziosi velluti dei costumi. In ogni caso gli astigiani sono venuti numerosi qui in fiera per vedere gli stand molto seguiti, anche gli spettacoli con sabato sera la selezione nazionale della più bella d'Italia e domenica l'esibizione della nostra Sonia De Castelli che ha fatto il pienone. Questa sera la sala spettacoli proporrà musiche e danze country, domani le migliori hit dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Insomma, il pubblico apprezza gli sforzi degli organizzatori in questa nuova sede del mercato ortofrutticolo e gli operatori aspettano dalla fiera un rilancio economico per il commercio e per l'intera economia della nostra provincia, come ci ha sottolineato l'assessore regionale Giovanna Quaglia nella sua prima uscita ufficiale da assessore proprio qui alla Fiera Regionale Città di Asti. Sentiamo. È la prima occasione ufficiale di inaugurare una fiera proprio nella mia città da assessore regionale. Credo che il contributo, la sinergia che si potrà fare tra la regione, la provincia e la città di Asti aiuterà il nostro territorio. Ecco, qui ci vuole un occhio attento per le imprese, perché poi forse sono quelle che più di ogni altro ha chiamato a questo cambiamento in regione. Sì, infatti la politica a sostegno delle piccole e medie imprese, degli artigiani e dell'agricoltura sono i punti fermi del programma COTA e sono i primi appuntamenti che abbiamo davanti nel governo regionale. Non a caso c'è anche questo salone della razza bovina piemontese. Infatti è un momento importante, ringrazio per questo quanto è stato fatto per portare proprio qui ad Asti questo impegno del Ministero delle Politiche Agricole su uno dei nostri prodotti di eccellenza. E anche qui dalla Fiera Regionale Città di Asti naturalmente non tralasciamo le notizie di cronaca, c'è da registrare che ieri c'è stata una rapina in banca a Castellalfero. Nel primo pomeriggio tre banditi armati di pistola e mascherati con delle sciarpe hanno fatto irruzione alla filiale della Cassa di Risparmio di Asti. I malviventi, dopo aver spintonato la direttrice nel suo ufficio, si sono impadroniti di alcune mazzette da 50 euro che erano sul bancone. Sono fuggiti, ma quando stavano per salire su una Fiat Punto, le mazzette dotate di una apposito dispositivo antifurto si sono macchiate di liquido rosso. I rapinatori, abbandonato sulla strada il bottino inutilizzabile, si sono poi diretti verso Casale. C'è da dire che questa è la terza rapina qui in provincia di Asti nei confronti di istituti di credito. Ed in chiusura chiediamo alla regia di mandare in onda le immagini di domenica scorsa a Costigliole d'Asti. Si riferiscono al motoraduno internazionale frequentato anche quest'anno da numerosi appassionati delle due ruote. Molti provenivano dall'estero, soprattutto da Spagna, Francia, Germania e Belgio, ma anche da paesi scandinavi. Questa è stata la 25esima edizione del raduno organizzato dal Motoclub Costigliole d'Asti. Bene, quindi ricordiamo solo più che domani il centro storico di Asti sarà invaso da centinaia di bancarelle per la fiera carolingia, mentre qui al mercato ortofrutticolo la fiera regionale Città di Asti aprirà alle ore 14. Con questo è tutto, restituiamo la linea allo studio. Grazie.